GF VIP, Andrea Mainardi portato in ospedale nella notte, sospetta frattura setto nasale. Nella notte lo chef ha urtato violentemente la faccia sulla vetrata della casa. Andrea Mainardi è stato costretto a lasciare momentaneamente la casa del Grande Fratello VIP in piena notte, dopo aver urtato violentemente la faccia sul vetro della veranda. In un primo momento, lo chef con i suoi coinquilini hanno sottovalutato il problema, nonostante Mainardi avesse le labbra gonfie e il naso sanguinante. Infatti, pensando non fosse nulla di grave, l'ex chef della prova del cuoco si è curato appoggiando del solo ghiaccio sul viso. Tuttavia, dopo poco, si è capita la gravità della situazione creatasi, in quanto il concorrente ha iniziato ad accusare forti dolori al naso. Per tale ragione, la produzione del reality ha preferito far uscire il concorrente dalla casa, affinché potesse essere visitato e curato da un medico del pronto soccorso. A quanto scrive la versione online del Tempo, potrebbe trattarsi di una rottura del setto nasale. Al momento dell'incidente, pare che Andrea Mainardi fosse un po' alticcio ed è stata forse questa condizione psicofisica che ha provocato l'incidente e fatto sottovalutare il problema. Occorre, però, precisare che l'ufficio stampa del Grande Fratello VIP non ha rilasciato alcun comunicato stampa finora, lasciando quindi pensare che il tutto si sia risolto nel migliore dei modi. Andrea Mainardi favorito come vincitore. Ormai alla finale della terza edizione del reality manca davvero poco e in casa sono rimasti pochi concorrenti, Francesco Monte, Silvia Provedi, Walter Nudo, Andrea Mainardi e Onofra Benedetta Mazza e Stefano Sala, entrambi in nomination questa settimana. Il 10 dicembre, infatti, si decreterà il vincitore, video. E, pronostici alla mano, a contendersi la medaglia d'oro potrebbero essere Francesco Monte e Silvia Provedi. Il primo, perché ha dalla sua moltissimi fan, soprattutto ragazze, ma anche i sostenitori di Giulia Salemi. La coppia Fralemi, infatti, sui social è molto ben voluta, pertanto potrebbe essere un ottimo traino alla vittoria finale del reality per il concorrente di Taranto. La seconda, invece, potrebbe essere la vincitrice del Grande Fratello VIP 3, perché ha dalla sua parte il dolore provato per la fine della sua storia d'amore con Fabrizio Corona, la tenacia, la simpatia e la fragilità. Alfonso Signorini, direttore di Chi è opinionista del reality non ha dubbi, vince Silvia. Ovviamente si tratta solo di pronostici, pertanto non si escludono sorprese, come la vittoria di Andrea Mainardi.